Rientriamo in studio dopo la pausa pubblicitaria e parliamo dell'Avis Borgo Taro Albareto, che per mantenere sempre vivo il rapporto di collaborazione con i propri donatori chiede agli stessi di aderire possibilmente all'invito alla donazione compatibilmente con lo stato di salute, in special modo quando la chiamata è fatta su una specifica richiesta di gruppi al momento carenti, in questo momento zero e A negativi. La periodicità della donazione assicura il continuo monitoraggio della salute del donatore e la sicurezza per il ricevente di ottenere la più adeguata terapia trasfusionale. Il presidente del sodalizio, Valentino Del Maestro, ringrazia anticipatamente tutti i donatori per la loro disponibilità. E ora ci spostiamo a Bardi, dove qualche giorno fa si è tenuta un'assemblea sezionale della Coldiretti. Proseguono sul territorio provinciale le riunioni sezionali della Coldiretti con i soci per analizzare ed approfondire gli argomenti tecnici e sindacali di maggiore attualità per le imprese agricole. Ha aperto questo nuovo ciclo di incontri la sezione di Bardi, dove si è registrata una buona partecipazione di imprenditori agricoli interessati agli argomenti oggetto dell'incontro. Il primo tema trattato dal responsabile dell'ufficio fiscale e tributario di Coldiretti, Maurizio Ramazzotti, ha riguardato la nuova IMU, l'imposta municipale unica, che stravolge la precedente disciplina abolendo ogni agevolazione per i fabbricati rurali e le riduzioni d'imposta sui terreni agricoli. La nuova disciplina, ha evidenziato Giorgio Grenzi della Confederazione Nazionale Coldiretti, comporta pesanti ripercussioni per le imprese agricole che devono scontare tutti gli aumenti previsti per i cittadini più questa sorta di patrimoniale agricolo. Per questo Coldiretti si è prontamente attivata scrivendo a tutti i sindaci per chiedere la riduzione della nuova tassa. Grenzi ha anche aggiornato i presenti sull'andamento dei principali enti economici, in particolare il Consorzio Agrario, APA e Consorzio della Bonifica Parmense, invitando il vicepresidente della Bonifica, Giacomo Barbuti, presente all'incontro, a portare il suo contributo. Barbuti ha relazionato sulle nuove azioni messe in campo dal Consorzio e ha presentato il regolamento applicativo della legge di orientamento in agricoltura e quello della difesa attiva dell'Appennino per piccoli interventi delle aziende agricole sul territorio, quali ad esempio la sistemazione della viabilità interpoderale. Della nuova politica agricola comunitaria 2014-2020 ha parlato il coordinatore comprensoriale Alessandro Corchia, illustrando le proposte di Coldiretti affinché le riserve del PAC siano destinate ad agricoltori professionali, a quelli cioè che lavorano e vivono di agricoltura. Del piano di sviluppo rurale e dei progetti di filiera nel settore lattiero-caseario ha parlato il segretario di zona Pietro Pontoli, che ha rimarcato l'impegno di Coldiretti nell'accompagnare le imprese agricole nella predisposizione e presentazione delle relative pratiche. Pontoli ha ringraziato il sindaco di Bardi, Giuseppe Conti, intervenuto all'incontro per l'approvazione da parte della sua amministrazione dell'ordine del giorno proposto da Coldiretti a tutela del vero Made in Italy agroalimentare. Il sindaco, nel portare il suo saluto ai presenti, si è anche impegnato per la riduzione dell'IMU per le imprese agricole in sintonia con quanto richiesto dalla Coldiretti. Servizi innovativi e credito sono stati infine i temi trattati dal responsabile provinciale Credit Agri, Marco Ursi, che ha illustrato i risultati raggiunti da Credit Agri e le nuove opportunità per il credito in agricoltura. Ursi ha altresì presentato alcuni dei più recenti servizi innovativi di Coldiretti per i propri soci, la convenzione stipulata da Coldiretti con uno dei maggiori gestori di energia a livello nazionale per offrire vantaggi ai propri associati in materia di gas ed energia elettrica. Agritel, la società creata da Coldiretti per offrire ai propri associati tariffe vantaggiose sulla telefonia, sia in termini di risparmio economico e di trasparenza che per i servizi dedicati. Gli alunni della scuola primaria Giuseppe Micheli di Berceto si sono recati al Teatro delle Briciole di Parma ad assistere allo spettacolo La Repubblica dei Bambini, un progetto affidato al Teatro Sotterraneo in collaborazione con il Teatro Metastasio Stabile della Toscana. La regia è stata di Sara Bonaventura, Jacopo Bracca, Claudio Cirri, Daniele Villa con Daniele Bonaiuti e Chiara Renzi. In modo comico, due attori hanno spiegato ai bimbi come nasce una nazione e quali sono le regole da rispettare. Le linee artistiche della stagione in corso Teatro delle Briciole disegna il profilo di una realtà culturale che vuole indagare in modo critico la modernità e i processi di trasformazione tumultuosi di un presente in continua evoluzione e metamorfosi. E ora andiamo in Via Nazionale a Borgo Taro, dove sabato pomeriggio l'EMPA e il Canile di Tiedoli hanno allestito un banchetto per raccogliere fondi per aiutare i cani presenti appunto nella struttura comprensoriale. Okay.
Oggi ci troviamo qui in Via Nazionale per raccogliere fondi per il canile di Borgo Taro e con noi anche i ragazzi del centro socio-riabilitativo di Brunelli ha realizzato dei piccoli lavoretti e ricavato della vendita di questi lavoretti una parte viene lasciata a noi. Nel nostro canile ci sono all'incirca 65 cani, maschi, femmine, di razze diverse e molti meticci che hanno assolutamente bisogno di vaccini tutti gli anni. Abbiamo da affrontare spese di sterilizzazione, di cure anche praticamente fisse su alcuni cani. E approfittiamo di questa giornata di sole per raccogliere appunto questi soldi per affrontare queste spese. Se qualcuno volesse venire da noi per fare qualche ora di volontariato, non altro che da contattarci e saremo lieti di accoglierli e di insegnare come affrontare questo percorso. Ma per il momento ci si sono fermati soprattutto i bambini che sono attirati dagli album delle fotografie, delle figurine dal giornalino e in più abbiamo qui la nostra cuoca Yara che ha avuto una bellissima idea di mettere in atto una lotteria, vinci un cuoco a domicilio con un biglietto da 5 euro. Il vincitore avrà lei a casa e preparerà una cena per due, assolutamente gratis. Gli organizzatori informano che l'attesa presentazione del libro di Leo Ortolani, Due figli e altri animali feroci, diario di un'adozione internazionale, in programma per sabato 24 marzo in Biblioteca Manara a Borgo Taro, è stato rinviato per impegni dell'autore a data da destinarsi. Le previsioni meteo per domani, mercoledì 14 marzo. Il tempo sarà stabile e soleggiato su tutta la regione con assenza di nubi. Le temperature minime tra i 2 e i 3 gradi, le massime tra i 13 e i 20 gradi, questi ultimi valori decisamente superiori alla media del periodo. I venti saranno deboli in direzione variabile. Vi lascio ricordandovi la programmazione serale di RTA. Alle 20.45 circa il telefilm Charleston, poi alle 21.15 il telefilm Psi Factor e a seguire il nostro TG. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. A domani.